Beh, possiamo decidere con chi giocare, direi di andare con Lonk. Ah, la nostra nuova vita è cominciata col botto qui in America. Abbiamo passato una bellissima giornata. Whisper, stai buono, stavo cercando di trovare le parole giuste. Dicevo, la nostra nuova vita negli Stati Uniti è cominciata ed è ora di alzarsi. Dobbiamo anche andare all'ufficio di nostro padre perché ce lo vuole mostrare e ci ha fatto la cartina la mamma. Ah, certo, ora dobbiamo fare tutto quanto il giro per conoscere gli edifici. Oh, santo cielo. Purtroppo alcuni aspetti di Yo-Kai Watch sono pallosi se li hai fatti già altre volte, o meglio, più volte di quelle che dovresti fare, in teoria. Specialmente se ti giochi Yo-Kai Watch 2 7-8 volte di fila per prendere Gilgador tante altre volte, quindi. Tra l'altro, guardate che bel look sfoggia Nate, ha un drip assoluto. Poi con il nuovo Yo-Kai Watch U è proprio la fine del mondo. Guardiamolo di lato, guarda come cade bene il vestito. Di spalle, stupendo. L'altro lato che forse è quello più fotogenico, anche se di qua si vede lo Yo-Kai Watch, ma tant'è. Comunque sia, drip 9 su 10. Attenzione, suonano alla porta. Chi sarà mai? Quale meteorite cade e poi riprende il volo? È un UFO! Non è un meteorite allora. Siamo al quartiere nord di Le Sud. Oh, Arachidia, sì, vabbè, Riva del Nord, ma era Le... Quindi è Le Nord, non è Le Sud, perché Le Sud sta a sud, Nord, Le Nord, eh? Dobbiamo andare al magazzino numero 3 a prendere un gelato. Ma che c'hanno in America? Magazzini per prendere gelato? Direttamente alla fonte lo prendiamo. Eh sì, in America hanno anche questa specie di magazzini, questi negozi aperti. Nella mia città c'è una cosa simile, ma è più per il pesce. E adesso, la cosa più bella di tutte che si aspetta quando inizia una randomizer, o per chi non ha giocato mai il videogioco, la prima, normale, slottata! Eccoci qua. Dai, e mo qua, amici miei, se becco quelle da 30, scarico 30 monete e vediamo che roba ci esce, ma non oggi. Oggi è impossibile farlo. Se capitasse una sfera mega. Meglio di niente. Però posso fare altre due slottate con le monete di gioco. Un po'? Ah, di poco non prendevamo quell'oro. Vabbè, c'è sempre l'altra moneta di gioco, dai. In guardia. Ok, regalo. Sì, usando le monete però il regalo. Oh, no, ma è sempre bianca. Che schifo oggi. Ma cos'è? La sfortuna? Attenzione, Buck e Austin! È un forestiere appena smontato qui. No, mi sono montato da solo. Si chiama la chiapparella, rimpiattino? Guardie e ladri? Oh no, chi è che arriva? Attenzione, è un pazzo in bici! Vabbè, andiamo a fare una gara di biciclette, dai! A me non c'ho la bici. Sai come ogni anno me la sequestrano, per qualche strano motivo. Ma Yo-Kai Watch 2 non è canonico, non è normale. Ok, che noi giapponesi siamo un po' diffidenti, ma voi americani dovreste essere più aperti, no? Non siamo ancora amici, ok? Se proprio ti va bene. No, faccio lo scivolo da solo, è tranquillo, non mi serve la vostra amicizia. Whee! Che succede, Whisper? Guarda, te li darei anche gli yo-criminali, ma ho dovuto rifare il gioco da capo, amico mio. Ma qui non sono criminali, qui sono wanted, yokai wanted! Eh certo, è in inglese. Allora, qui dice che c'è un rango E, ma non mi fido. È un rango E, sì, ma è un rango E piuttosto importante questo, eh. Dai, è così. Bella insomnia, c'è una lotterella veloce, va. Ciao, eh. Ah. Ce ne fosse uno di insomnia. Attenzione! I comastoppisti! E Tomnian! Sembra arrabbiato con Tomnian, ovviamente. Amico, tu che preferisci? Sushi o tempura? Tempura, ovvio. Anche perché tempura, pastella, tutto fritto. Ma poi sei più buono. Quindi ora potrei trovare Tomnian o chi per lui. Ah, ma ci sono le missioni chiave ora! Beh, completiamo allora queste tre missioni chiave. Tu che vuoi, vecio? Questo vuole una pizza! Ah, c'è la pizzeria da Peppino! Yam, yam! Buongiorno, vorrei 18 pizze margherita! La pancetta non grocchia. E se la pancetta non grocchia, si scrocchia. Quindi se scrocchia non va bene. Deve crocchiare. Se scrocchia è molla. Ah, chiama di che è molla allora. Devo cercare uno yokai che ti faccia diventare la pancetta cotta. Che poi quale pizzeria non fa la pizza se la pancetta non crocchia? Cioè,
fai quell'altra, mannaggia tutto. Una pancetta, devo ammettere, è perfetta, giusto due strisce di grasso, ma perfetto. E vuole combattere. Ah, Bacon Trito. Oh, ok, va bene, ok. Vabbè, comunque sia, Bacon Trito, ascolta un po' una cosa. Non è che potresti rendere croccante la pancetta sulla pizza, sai com'è, no? Stanno scrocchia. Ecco qua la pizza, Charlie, pizza con pancetta che scrocchia, o crocchia, insomma. E quando la morti fa crunch crunch. Vabbè, rossa almeno. No! Acchiappa la trota americana! Piglialo pesce! Eccoci qua, Jungle Hunter, cacciatore della giungla, sì! Hanno aperto una filiale. Abbiamo preso il boccadone, Jungle Hunter, eccolo qua! Allora, qualcosa di buono? No. C'è un arzillo vecchietto che si è alla ricerca di un giovane attivo e intraprendente. Cos? Mi dispiace, sembra che non abbia più tempo. Ecco Paolo Brosio! Dentro casa, beh, in effetti aprire un pacco all'aperto. Mi sembra di capire che il signor Paolo Box ha dei gusti eccentrici. Ok, una mappa al tesoro, cubi e rotatoria, che bello! Dunque, vediamo un po', sotto la macchina c'è una scatola, un forziere. Io ho detto scatola, veramente. Allora, devo puntare sulla parte rossa. Ok. Let's go! Difficoltà elevata, eh? Il gioco inizia a farsi più difficile, ma sempre più veloce, wow! Oh no, ora andrà velocissimo! Ho premuto, ehi carogna! Ho premuto, Beh, un pugno in un occhio! Ci sono 20 tesori in totale, quindi gli altri 19 dovrò trovarmeli per conto mio. Se mi dai la mappa di tutti quanti i tesori ti dico grazie. Tra l'altro dobbiamo ancora andare all'ufficio di nostro padre, in tutto questo vorrei ricordarvi. Oh, una corsa in bici, certo, facciamola. Oddio no, è spiritata. Chi è che l'ha spiritata? Chi è questo? Un punto interrogativo. C'è una gobba. Corri ignoro, perché corri? A saperlo. Cannonbot e chiacchiere nata. Puntiamo un po' Cannonbot, dicevo. Oioi, sergente quadro, no. Resisti, sergente quadro, no, beh, contrito. Buono, buonissimo, let's go. Bomba, bomba ragazzi. Vai Asinta, vai in bicicletta. Un'altra volta incantata, che cos'è? Oh. Ah, eccola qua, sì, apposta, è fatto? Salve. Lo sapevo. Un altro, a quanto pare. Avanti, sconfiggiamo Fiero Gambro, Boss Serpente e Dinaso. Io spero che Dinaso non sia lo yokai che poi mi viene in squadra, perché non lo voglio neanche vedere dipinto Dinaso. Oh, e quindi abbiamo preso la bicicletta una volta battuto picco di velocità. Ma dunque, nostro padre lavora qui. Ah, ma c'è un gatto. Gattino? Micion? Poi ovviamente loro due ce l'hanno un po' tra di loro, perché Tomnian dice miau, Jibanyan dice nyan. Quindi ci sta parlando di cibo? Ah, devo portartelo! Quindi non devo andare insieme a te, ma devo portartelo. Perché mi hai preso per un fattorino? Sono venuto a trovarti sul lavoro. Poi sta tranquillo con lo stemma dell'Inazuma Eleven qui. Maglietta a maniche corte e la polo. Io odio le polo, anche se le ho indossate qualche volta. Oh, non c'è nulla di più americano di un padre che fa due tiri con suo figlio a baseball. Oh, Buck! E Austin! Archer! Che succede, ragazzi? Ti va a rigiocare? Ah, mo che non c'è più Wyatt, facciamo gli amiconi. Allora, com'è la storia di Wyatt che non mi vuole come amico? Hai mica sentito qualcosa di strano da queste parti? No, rumori metallici? No, non ho sentito nulla del genere. Ma chi è che fa che cazzo di rumore lì? Era proprio quello, era. Raccogliamo qualche informazione. Quelli lì che stanno a guardare in ombra, noi non ce ne accorgiamo. Ah, ora bisogna giocare con Alius. Beh, amici miei, lo faremo nel prossimo video. Nel prossimo video allora continueremo con Alius e troveremo qualche indizio. E vi ringrazio per aver seguito questo episodio di Yo-Kai Watch 3 Randomizer. E ci vediamo alla prossima. Ciao!